Sì, ci mancavano le due, le tre sopra a parte il Vigasio, e oggi abbiamo dimostrato che comunque possiamo giocarcela anche con loro, e secondo me durante la stagione abbiamo fatto un ottimo salto di qualità, perché magari l'andata non riuscivamo a fare quello che abbiamo fatto oggi, invece oggi abbiamo dimostrato che ci possiamo stare. Questa è la mia seconda stagione, qua si sta davvero bene, il gruppo è fantastico, a partire dal più giovane al più vecchio siamo tutti uniti, e c'è stata sicuramente nella seconda parte di stagione un amalgamento ancora di più della squadra, del gruppo. Soprattutto il mister è stato bravo, secondo me, a farci sentire importanti tutti, ad ogni partita, ad ogni domenica, e a cercare appunto di questo gruppo di farlo diventare unico, che magari prima ragionavamo più io, adesso ragioniamo noi. E secondo me è stato fondamentale per fare quel filotto di partite, le 8 vittorie, e soprattutto anche oggi per aver dimostrato che comunque ci possiamo stare. Una bellissima partita dove i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere all'altezza anche dei primi in classifica, ai quali faccio tantissimi complimenti per il primo posto. I ragazzi sono andati oltre tutte le nostre più rosee aspettative, sono stati bravissimi, non solo i ragazzi ma tutto lo staff è stato veramente, ci ha sorpresi e ci ha regalato dei momenti veramente importanti e ci ha fatto divertire, ci ha fatto essere fieri del gruppo. Ed è per questo che colgo l'occasione oggi appunto per ringraziare un po' tutti quanti quelli che hanno contribuito a questo ottimo risultato. Sarà molto molto difficile, ma abbiamo un ottimo direttore sportivo, Massimiliano Lucchini, che ho il piacere appunto di comunicare che già anche l'anno prossimo sarà con noi, e so che farà il meglio e tutto quanto nelle sue possibilità per cercare di trattenere tutti i ragazzi che hanno fatto molto bene qui quest'anno. È ovvio che sappiamo perfettamente che alcuni di loro probabilmente saranno cercati da molte squadre, e la società farà il massimo per poter trattenere tutti i propri giocatori. Io penso veramente che la cosa più bella sia stata vedere crescere molti giovani, e dunque penso che sia corretto dare un merito a tutti quanti e a tutti i ragazzi che hanno contribuito. Finalmente avremmo forse potuto chiuderlo prima, ma insomma alla fine si sa che le partite sono sempre più difficili verso la fine del campionato, perché sono squadre che devono salvarsi, squadre che lottano appunto per ottenere posizioni migliori del girone d'andata, e quindi è un campionato più difficile. Io dico sempre che il girone di ritorno è un altro campionato, e quindi è così, è giusto, vabbè, vittoria meritata, campionato insomma vinto secondo me con merito, perché siamo primi dall'inizio dalla prima partita, quindi era giusto che questi ragazzi qua vincessero il campionato. Sì, è stata una grandissima gioia, insomma, dopo aver dato tutto in una partita così, così importante, colgo l'occasione di fare i complimenti a Mestrino, bellissima squadra, veramente ci ha messo veramente in difficoltà. Secondo tempo dovevamo recuperarla, un pareggio, con la vittoria eravamo matematici, col pareggio eravamo lì, abbiamo aspettato fino alla fine appunto a vedere il risultato dell'altra partita, insomma è andata bene, adesso festeggiamo. Sapevamo che il Mestrino era una signora squadra, che non aveva niente da perdere, e quando si giocano queste partite qua, che sei libero mentalmente, esprimi anche un calcio migliore, ecco. Però devo fare un applauso ai miei, perché non ho mai mollato, seppur un po' in affanno, però il secondo tempo insomma abbiamo voluto sto pareggio qua, ce l'abbiamo fatta, ecco. Quindi un onore al Mestrino, ma complimenti anche ai miei che non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. Sono molto soddisfatto, perché era un banco di prova importante per noi. Abbiamo trovato una squadra forte, quella che ha vinto il campionato, quindi prima di tutto fare i complimenti a Villafranca. Anche oggi si è dimostrata un'ottima squadra. Io sono contento perché abbiamo ribattuto colpo su colpo. I ragazzi sono stati pronti in ogni occasione. Abbiamo anche giocato un discreto calcio. Quindi penso che il pubblico si sia divertito, ed è una cosa importante, insomma, anche perché per giocare a calcio bisogna essere in due, e anche loro giocavano a calcio. Quindi secondo me è stata una bella partita, tirata fino in ultima. Dispiace un po' per il gol subito, perché secondo me avevamo la partita in pugno sotto certi punti di vista. Ripartivamo bene, abbiamo sbagliato un paio di ripartenze, l'ultimo passaggio, loro difendevano alti, giustamente, che dovevano recuperare. Sì, dispiace un attimo per il gol preso, però ci sta, e va bene così, insomma. Spero di poter ripartire con tanti effettivi di quest'anno, perché si è lavorato bene, si sta costruendo qualcosa,
abbiamo raccolto dei frutti in giorno di ritorno, è logico che alla fine ci rimane il quarto posto, spero. E per l'anno prossimo si vedrà, comunque i presupposti ci sono tutti per far bene. Continuo a fare il direttore sportivo qui, sono contento perché è stata una bellissima esperienza, ho imparato tanto, devo imparare ancora tantissimo, però mi sono divertito, sono stato con belle persone sia da parte della società che anche il gruppo squadra e lo staff tecnico, quindi assolutamente soddisfatto e adesso cominciamo già a pensare all'anno prossimo. Adesso tanti ragazzi che sono cresciuti, chiaro che insomma ci sono tante possibilità per loro, una di quelle è anche di restare a Mestrina e io penso che potrebbe essere buona cosa per molti di loro.